Oggi parliamo di Clelia Farnese. Chi era Clelia Farnese? La figlia di Alessandro Farnese, il gran cardinale, colui che costruì il Palazzo Farnese, colui che mise su la chiesa del Gesù a Roma, fece tante opere, diciamo, protesse tanti artisti. Ma Clelia Farnese rappresenta davvero, è la fine di un certo papato, il papato dove fare scandalo non era scandaloso, avere figli non era scandaloso, addirittura ai figli si davano principati, marchesati, ducati. Quel tipo di papato, quel tipo di chiesa finisce con Clelia, infatti adesso lo andremo a vedere, perché dopo ci sarà un papato molto più austero, molto più attento all'etichetta. Questa è la storia importante, la figura di Clelia Farnese, perché appunto è la storia fra le due. Lei è figlia di Alessandro Farnese, il gran cardinale, che a sua volta era figlio di Pierluigi Farnese. Ricordate lo stupro di Fano? Pierluigi Farnese era un po', diciamocela tutta, un po' pazzo, diciamo, stuprava donne, stuprava uomini, addirittura stuprò un cardinale appunto a Fano, e ne fece di tutti i colori. A sua volta Pierluigi Farnese era figlio del Papa, di Papa Paolo III, Alessandro Farnese, che era fratello di Giulia, la bellissima Giulia Farnese, che era amante di Rodrigo Borgia. Quindi abbiamo i Borgia, tutta questa, diciamo, compagnia. Ecco, Clelia viene da quella compagnia. Solo che quando Clelia nasce, perché il padre ha tante donne, ha tantissime donne in Francia e in Italia, tantissime, ma davvero tantissime. Una di queste donne, di cui non si saprà mai il nome, nel 1556 partorisce Clelia, quindi viene al mondo Clelia. Però bisogna nasconderla, non è più come una volta, non è più come quando c'era il nonno appunto di Alessandro Farnese o gli avi, comunque non è più quel periodo lì che potevi sbandierarlo al mondo, devi coprirla. È un scandalo, uno scandalo, però c'è stato il Concilio di Trento, c'è stato, diciamo, l'Eppio V che è andato duro appunto con questi cardinali che avevano figli, quindi era meglio coprirla. Viene data diciamo, un'educazione alla zia Vittoria Farnese fino a quando fa 15 anni. Attenzione, Alessandro Farnese comunque la riconosce, quindi lei si chiama proprio Clelia Farnese, appartiene alla stirpe dei Farnese, e quindi bisogna ben maritarla sicuramente. Bisogna maritarla, a 15 anni si decide di maritarla. Allora c'è una famiglia, la famiglia Cesarini, era di antica nobiltà, ma che stava diventando rampante, diciamo, incominciava ad avere possedimenti, quindi era abbastanza ricca, anche se aveva debiti, ma abbastanza solida e non così famosa come gli Orsini Colonna, che era meglio evitare quelle grandi famiglie, ma avere una famiglia, diciamo, di buona nobiltà. Quindi con Giuliano, che è il capo, diciamo, il capo della famiglia dei Cesarini, viene fatto questo accordo. Allora viene data in sposa Clelia con il figlio di Giuliano, Giovan Giorgio. Clelia è piccolissima, Giovan Giorgio è uno che gli piace fare la bella vita, hanno tanti soldi perché tutti i debiti sono stati coperti dal gran cardinale, dai Farnese che sono molto più ricchi, e incominciano questa vita. Si sposano non a Roma ma a Rocca Sinibaldi, giusto un po', perché bisognava fare tutto. Era tutto un dire e non dire, sai? Tutti che sapevano, ma ufficialmente nessuno doveva sapere, quindi era meglio non fare il matrimonio a Roma. Questo matrimonio viene fatto nei possedimenti, ovviamente, della famiglia Cesarini alla Rocca Sinibaldi. Dopo loro si spostano a Civita Lavinia, si stanno quasi quasi là vicino, fino a quando finalmente appunto Clelia è incinta, una bambina, ma la bambina muore. Allora decidono di andare a Roma, addirittura arrivano a Roma nottetempo, cioè era tutto per salvare le apparenze. Però hanno questo palazzo Cesarini, ormai è sposata comunque Clelia. I parenti Farnese fanno una affettuosa sorveglianza, così la chiamarono, cioè non doveva fare né scandalo, non doveva fare troppo far parlare di sé. Allora, se si manteneva così la situazione, ecco perché la figura di Clelia è molto importante in questo passaggio da una Roma dove i cardinali, dove lo scandalo era all'ordine del giorno, una Roma invece molto più cupa, molto più chiusa, molto più addentro alle regole, diciamo, è molto più ottemperante alle regole. Quindi Clelia deve stare lì, sei sposata, va bene così, e nasce finalmente il figlio, quindi sono tutti contenti, tutti andare a fare visita, ma sempre, sempre senza fare grandi feste, questo è quello che gli veniva chiesto. Però nel frattempo il marito si lascia andare, perché con le brutte amicizie, si mette in mano agli usurai, gioco d'azzardo, davvero personaggi brutti, quelli che
gravitano attorno al marito. Infatti il cardinale Farnese, che voleva diventare papa, non è contento perché comunque, per quanto puoi nasconderle queste cose, Roma, il circolo è piccolo, tutti conoscono tutti, comunque, e c'è questo primo figlio, il figlio di appunto Giovan Giorgio Cesarini e di Clelia Farnese. E Giuliano. Giuliano sarà, allora, il Marchese del Grillo, il famoso film con Alberto Sordi. Ecco, si rifà un po' a Giuliano, perché la vita di Giuliano, ma questa sarà dopo, sarà una vita fatta piena di scherzi. Addirittura molte volte venne fermato. Fu un personaggio abbastanza particolare, ma non stiamo parlando di lui, che è il figlio della coppia. Succede che il marito continua a esagerare, ha praticamente un harem di persone dentro la casa. Allora a un certo punto succede un fattaccio. Si dice che Clelia uccida una delle donne, delle concubine del marito, la bella Barbara, se sappiamo solo questo, una certa bella Barbara venne strangolata proprio da Clelia. La situazione è un po' bruttina, ma ad aiutare Clelia venne il marito, perché praticamente il marito muore, non si sa come muore, è tutta una questione di mistero, però il marito muore. E spunta una figura, diciamo, nuova che già c'era, era praticamente attorno a Clelia, era bellissima, va detto questo. C'era la figura di Ferdinando de' Medici. Ferdinando de' Medici, il cui nonno era Giovanni delle Bande Nere. Come vedete, tutto gira là praticamente. Il nipote, appunto, di Giovanni delle Bande Nere, era, la bisnonna era Caterina Sforza. Anche Ferdinando poteva aspirare al soglio. Il fatto che Ferdinando, il cardinale Ferdinando de' Medici, potesse avere come amante la figlia di un altro cardinale sarebbe stato uno scandalo. E là, ripeto, c'era stato il Concilio di Trento, c'era stata troppa situazione, per cui il cardinale Farnese, il padre di Clelia, va da Sisto V e gli dice: senti, dobbiamo aggiustare questa situazione. E quello dice: va bene, fai quello che vuoi. Ma allora facciamo così, con l'inganno la prendo e la faccio sposare. E fa così. Perché lei entra in carrozza convinta di andare chissà dove, dove viene circondata da tutti gli uomini, le guardie del padre, che gli dicono: ciao ciao, dopo ti portiamo tutte cose dove stai andando, ma tu non, non, a Roma te la puoi scordare. Lei non vuole andare, ma la chiudono materialmente, fisicamente, la chiudono dentro la carrozza e la portano alla Rocca di Roncignone. E lì il padre dice: comincia a pensare un po', o stai qui tutto il tempo, oppure ti sposi a chi dico io. E la mandano in sposa a Marco Pio III di Sassuolo, duca di Sassuolo. Uno che non è che aveva molti soldi, aveva qualche soldo, ovviamente erano già ricchi, ma non quella ricchezza. E dopo uno che era manesco e geloso, perfetto per il padre, perché così se la tiene lì bella chiusa, tu a Roma non venire più a fare scandalo perché io mi sto giocando il papato. E così è. Lei si sposa nel 1587 e diventa un po' il tiranno di Sassuolo, perché il marito gliene fregava molto. Il marito aveva tutta una questione di eredità con le cugine, dopo andava certe volte in guerra, era tutto un personaggio anche veramente manesco e strano. Lei cosa fa in questa tirannia? Rimase famosa a Sassuolo perché non si poteva bestemmiare. Se qualcuno bestemmiava a Sassuolo, gli mettevano un mo, perché l'ordine di Clelia, proprio di Clelia era questo, gli mettevano un morso in bocca e lo legavano alla colonna, dopodiché doveva pagare un sacco di multa, tantissimi soldi. Meglio non bestemmiare, fu famosa per questo, perché ne fece punire tantissimi. Fino a che a un certo punto il marito Marco Pio, che aveva questi, Marco Pio III, che aveva questi problemi con i parenti per delle dispute su delle eredità, viene ucciso da chi non si è mai saputo. Da chi c'è stata una schioppettata ed è morto. Chi fu il mandante? La moglie. Addirittura si pensò alla moglie, perché alcuni dispacci dicevano che il marito non andava a dormire mai nello stesso posto dove era la moglie per paura di essere avvelenato, quindi le cose fra i due andavano malissimo. Ormai è andato via il marito, è salito. Attenzione, adesso c'è come Papa Clemente VIII, è molto duro, non si scherza. Il Concilio di Trento lo prende tutto in mano, nel senso di scandali, la tolleranza zero completa. Lei ritorna a Roma, ma non c'è solo questo: non è più la bella, bellissima Clelia, e il tempo è passato anche per lei. E quindi ritorna, va a casa con il figlio che è diventato il capo casata, e lì starà lì tranquilla per anni e anni e anni, senza feste, senza nulla, fin quando morirà nel 1613. E si dice che la morte appunto di Clelia, con lei sia andata via tutto quel circo di cardinali, papi, Borgia, Giulia Farnese, il nonno, Papa Paolo III, tutti questi scandali su scandali su scandali, che praticamente a un certo punto si diceva che Lucrezia Borgia era la papessa, faceva lei, era vero così, decideva chi era vescovo, chi non era vescovo. C'è tutta questa situazione che la Chiesa
Chiesa non poteva più sopportare, si dice che con Clelia finisce tutto quel tempo. E Clelia ha una storia dietro, cioè nel senso i suoi avi dietro sono importanti, sono i Farnese, c'è Giulia Farnese. E così comunque finisce la storia di questa donna bellissima che venne tenuta a freno perché lei partecipò a delle feste, era troppo bella, però è proprio questo spartiacque fra due Rome, due papati completamente differenti. Una storia che ho voluto raccontarvi, spero vi sia piaciuta, è una storia che dopo ci porta nella Roma e nell'Italia del 1600, che è molto più calma, molto più tranquilla, virgolette ovviamente, di quelle che furono invece gli anni ruggenti del 1400 o del 1500. E così finisce, bella comunque, rimane il ricordo di una donna bellissima. Vi voglio dare un consiglio: se andate su YouTube, se andate, c'è un ritratto virtuale di appunto Clelia, che è bellissimo, è un ritratto vivente, si vede lei che sorride, ovviamente tutto fatto con, credo, intelligenza artificiale o altro, ma là si capisce quanto bella era Clelia, quanto bella era Clelia. Quindi andatela a vedere, lo cercate, lo potete trovare su YouTube. Il ritratto virtuale fu la Fondazione Farnese, credo che è. Perché nella storia dei Farnese Clelia è importante Alessandro, è importante lo stupro di Fano, Pierluigi, è importante Giulia, ma anche Clelia è importante, fa parte di quel mondo lì. Ci chiude una parentesi, una pagina lunghissima di secoli appunto della nostra storia. Detto questo, iscrivetevi se vi va di iscrivervi, mi piace mantenere alto e vivo il ricordo di questi personaggi che furono importanti, fecero parlare tanto. La storia d'Italia è fatta di tutte queste famiglie unite fra di loro, che combattevano fra di loro, avevano delle faide fra di loro, ma si sposavano fra di loro, ma sono i grandi nomi, le grandi famiglie che fecero la storia d'Italia nel Medioevo. Ovviamente ci sono i Farnese, ovviamente i Medici, ma ce ne sono tanti altri, ne parleremo. Quindi iscrivetevi e grazie a tutti per essere arrivati fino a qua. Ciao a tutti, ciao ciao!